Entrate in collegamento con lo stadio comunale di Torino mentre scocca il quinto minuto di gioco del secondo tempo. Il risultato è di parità, una rete per la Juventus, una rete per il Napoli. Ha segnato il Napoli al quarto minuto del primo tempo con Savoldi grazie a un calcio di rigore concesso all'arbitro Michelotti, che dirige l'incontro per un atterramento di Savoldi dentro l'area, e quindi ha pareggiato Damiani al 32esimo. Il Napoli in questo momento è schierato alla sinistra della tribuna centrale e ha in campo questi uomini: Carmignani, La Palma, Pogliana, Burnic, Landini, Orlandini, Massa, Giuliano, Savoldi, Esposito e Boccolini. Per la Juventus giocano Zoff, Cucuredo, Tardelli, Furino, Morini, Scirea, Damiani, Causio, Gori, Capello e Bettega. Ecco un attacco del Napoli, ecco Boccolini che allunga verso il centro, al limite a Giuliano, tiro parata in due tempi di Zoff, che si fa sfuggire poi il pallone, che termina per intervento di un difensore, esattamente di Scirea, in calcio d'angolo. Zoff non è riuscito a trattenere il tiro violentissimo di Giuliano, era ben appostato, un tiro centrale ma molto secco, molto forte, gli è sfuggita la palla, stava per impossessarsi della palla Massa, è intervenuto un difensore, Scirea, e ha messo la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Napoli in questa fase di gioco, siamo intorno al quinto minuto della ripresa e ricordiamo, le due squadre sono sul risultato di parità. Il calcio d'angolo sta per essere battuto, il Napoli in questo momento in attacco, salta Morini di testa, riesce a colpire la palla al limite, Giuliano, tiro, la palla sorvola la traversa e termina sul fondo. Giuliano ha effettuato il tiro che abbiamo descritto pochi istanti fa, era ancora appostato al limite dell'area e sul pallone che gli è venuto giunto fra i piedi dopo una respinta un po' difettosa da parte di Morini ha scoccato un tiro che è terminato altro oltre la traversa e sul fondo. La rimessa in gioco da parte di Zoff, che scambia al limite con Scirea e recupera ancora il pallone il portiere della Juventus, effettua la rimessa, la parabola è altissima oltre la linea centrale del campo, Landini di testa che gioca su Bettega, recupera ancora Gori, passa il pallone all'indietro a Capello nel cerchio del centrocampo, ecco Capello che attende di osservare il piazzamento dei compagni, scambia con Cucuretto che controlla Massa sulla sinistra, passa il pallone ancora a Capello, avanza in questo momento Capello nella sua posizione di mezzo sinistro, in avanti al limite per Gori, sulla sinistra per Furino che è controllato da Orlandini, ecco Furino che si libera di Orlandini, effettua un cross che attraversa tutta l'area, dalla parte opposta è Pogliana che respinge, mandando la palla quasi in fallo laterale, no, trattenuta ancora in gioco dai giocatori juventini, è riportata da Causio verso l'area napoletana, un cross, un colpo di testa di un difensore, recupera ancora Furino, tocca per Capello che al limite nella posizione di mezzo sinistro, cross al centro, colpo di testa di Bettega in tuffo, è parata sulla sinistra il portiere Carmignani che subito passa la palla fuori aria sulla sinistra. Siamo al settimo della ripresa. 1-1 il risultato dello stadio comunale di Torino, a voi Firenze. Causio che si libera di un avversario, tiro, la palla sul fondo. Palla sul fondo e forse in calcio d'angolo. Calcio d'angolo perché Carmignani nel tentativo di intercettare la palla l'ha toccata, l'ha deviata appunto in oltre la linea di fondo in calcio d'angolo. Calcio d'angolo lo stesso Causio si appresta a battere e la Juve che si riporta rapidamente in attacco, ecco il pallone in aria, un colpo di testa di Burnic respinge il pallone, lo inseguono ancora sul settore di sinistra Boccolini, lo recupera ancora Causio, pronto ad un altro cross, ecco Causio che effettua ancora un altro passaggio al limite, ecco un pallone davanti a Carmignani alzato quasi a campanile oltre il fondo, ma Michelotti non si muove dalla sua zona e ancora tiro dalla bandierina per la Juventus. La partita si mantiene sempre vivace, la Juventus possiamo dire è passata a condurre il gioco, il Napoli che ha molto dato nel primo tempo forse accusa un po' di stanchezza, ma l'incontro è ancora aperto e tutto può accadere. Calcio d'angolo dunque per la Juve, battuto, groviglio di giocatori, esce Carmignani, rotta la terra col pallone, il pallone poi è respinto su un tiro effettuato da Bettega sulla linea di porta da un intervento di Pogliana, ma si è trattato già di un calcio di punizione, Michelotti l'ha già fischiato e quindi il gioco riprenderà con un calcio di punizione concesso da Michelotti al Napoli. Carmignani è in piedi, mette il pallone qualche metro oltre la linea che delimita l'area di porta, mentre Burnic si porta all'indietro per battere il calcio di punizione. Ricordiamo ancora per quanti si ponessero in questo momento in ascolto il risultato: una rete per parte fra Napoli e Juventus fino a questo momento, Savoldi calcio di rigore al quarto del primo tempo, Damiani al 32esimo con un colpo di testa su lancio di Tardelli, ecco ancora un attacco della Juve, scende ancora Causio, effettua un cross, il pallone è stato respinto, cercano di recuperare ancora il giocatore mezzo destro della Juve, uno dei migliori senz'altro in campo, parte un tiro, pallone al limite colpito da Orlandini, recupera ancora Bettega, altro tiro, altro rimpallo, poi ancora Cucuretto, la palla termina fra le braccia del portiere Carmignani che si butta pallone a terra per terra e quindi fa scivolare la palla per terra per effettuare la rimessa in gioco. Al 21esimo della ripresa il risultato è di 1-1, a voi Firenze. Via Torino. Tardelli è stato l'artefice pochi istanti fa di un tiro che è terminato poco oltre la traversa su un'azione piuttosto in area napoletana, con un'area intasata da attaccanti e difensori. Vediamo che Carmignani ha già ricevuto la palla, siamo giunti al 25esimo della ripresa, il risultato è di parità, ecco Carmignani che dopo aver recuperato il pallone si affanna per effettuare la rimessa in gioco, poi vediamo che Burnic prende la rincorsa da fondo campo ed effettua ora la rimessa nel Napoli, ricordiamo, dove rientrano Savoldi e Pogliana, sono assenti Bruscolotti per
pubalgia e Braglia è già a posto dopo un colpo ricevuto ad un ginocchio, ma non ancora sufficientemente preparato. Anche assenze nella Juve, manca Anastasi, che ricordiamo ha riportato la distorsione ad un ginocchio nel corso del derby, e gioca Damiani appunto al posto di Anastasi, e Gentile è assente perché è stato squalificato. Intanto Suma sulla sinistra, un'azione d'attacco da parte del Napoli, c'è un calcio di punizione concesso per la Juventus, la palla è recuperata ora da Scirea, che la cede subito a Capello, che tocca ancora sulla sinistra per Morini. Il stopper della squadra è libero di poter appoggiare il gioco sulla sinistra ancora per Furino, che subito si mette in azione cedendo ancora la palla a Damiani. Tentativo di colpo di tacco di Damiani, alle sue spalle c'è la Palma che lo contrasta e mette la palla in falo laterale. La rimessa in gioco per la Juventus. Ecco Furino a ridosso della linea mediana del campo, che attende il piazzamento dei compagni. Vede Scirea libero, ma è alle sue spalle, allora preferisce appoggiare il gioco in avanti. Ecco il passaggio effettuato ancora verso il numero 9 Gori. Quest'ultimo scambia con Capello. Capello in profondità per Bettega, che perde la palla anche perché Landini alle sue spalle non lo lascia un istante e riesce a rilanciare ancora Massa. Ecco un attacco da parte del Napoli, scende ora Massa, ma Scirea rinviene prontamente, recupera sul giocatore lanciato velocemente verso l'area avversaria, ritoglie la palla e l'appoggia ancora verso Damiani, anche di arretrato nella propria metà campo. Damiani scambia con Furino, scatta poi per il passaggio di ritorno che riceve in questo momento e cerca di liberarsi dall'assillo di Burnic, che si è fatto incontro, mandando avanti il pallone per cercare di seguirlo lungo la linea del fallo laterale, ma viene fermato fallosamente. Ci sarà ora un calcio di punizione concesso da Michelotti per la Juve. Attendiamo gli sviluppi di questa azione. Ecco Damiani che cerca di passare in mezzo a due avversari, sfiltra ancora, si porta ancora sulla sinistra, va verso il fondo pronto al cross, che effetta davanti a Carmignani, che in uscita riesce a respingere la palla e a mandarla fuori dalla propria area. Scusa Meri, mancano forse 6-7 minuti al termine della partita, no, di Torino? Mancano esattamente 8 minuti alla conclusione. 8 minuti, allora va bene, desidero da tutti un flash. Grazie, vai Torino. Sì, benissimo, diciamo subito che diventa sempre più difficile il compito del Napoli, che quasi ha rinunciato ad attaccare per contenere l'offensiva juventina, che non lascia un attimo di tregua ai giocatori dell'estrema difesa del Napoli. Ma Meri, ti cedo la linea sino al termine. Prego, dai colleghi, interventi per i risultati finali su Torino, vai Enrico. Sì, d'accordo Bortoluzzi, mancano 5 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. La partita, nonostante tutto, si mantiene sempre aperta. C'è stato, si può dire, un secondo tempo di pretamarca juventina. La partita si mantiene apertissima e nel finale c'è il Napoli che cerca di farsi anche pericoloso in attacco. Ecco il calcio di punizione che è stato battuto davanti alla porta di Zoff, il pallone è stato respinto di testa a un difensore, ma Orlandini riprende ancora la palla, entra in area sulla sinistra, cerca di filtrare, termina a terra. L'arbitro Michelotti non esita a concedere il calcio di rimessa di punizione per la Juventus per simulazione di fallo. Il calcio di punizione è stato subito battuto e Scirea, che ha recuperato la palla, la sposta sulla destra e in questo momento la Juve con Capello cerca di portarsi nuovamente in attacco. Anzi, è stato Tardelli che ha passato ancora indietro a Scirea, quest'ultimo ancora sulla destra per un lancio di causa sul settore di estrema destra. Ecco Furino in azione, fermato da Orlandini, che dopo aver ritolto la palla cerca di rimettere in azione Boccolini. C'è un altro intervento fallo, l'arbitro Michelotti facendo di proseguire. Si gioca in un fazzoletto di terreno sulla sinistra dello schieramento difensivo del Napoli, il pallone termina nella metà campo della Juventus, ma non c'è nessuno che riesca ad essere pericoloso per il Napoli, sicché può ripartire la Juve ancora in azione di attacco. L'azione si sviluppa in questo momento sul settore di destra, dove ancora Causio. Attenzione Meri, scusami, è finita la partita dell'Olimpico 2-2 fra Lazio e Cesena, a te la linea. Palla in rete, ha segnato Gori ha segnato per la Juventus. Gori si è trovato il pallone sulla testa, non abbiamo potuto seguire l'azione per interruzione da Roma. Gori, ripetiamo, si è trovato il pallone quasi sulla testa dopo che la palla era stata contesa da due giocatori juventini ad un difensore del Napoli, e poi ripetiamo, Gori ha segnato il gol del successo juventino. Gori ha messo il pallone di testa in rete, pertanto alla conclusione della partita la Juve è riuscita a passare. I giocatori ovviamente juventini si sono portati ad abbracciare il loro compagno Gori, Bobo Gori, che in effetti ha giocato forse oggi un tono sotto insieme con Bettega, ma in compenso la Juve ha trovato oggi un grande Damiani che ha fatto davvero impazzire la Palma. Dolorante a terra Capello, si rialza in questo momento. L'arbitro Michelotti, invitato da Carmignani, si porta verso il giocatore numero 10 della Juventus, che è sanguinante, si sincera delle condizioni del mezzo sinistro della Juve, che lascia in questo momento il terreno di gioco
per ricevere le cure del medico della squadra, mentre a 3 minuti dalla conclusione, ripetiamo, è passato in vantaggio la Juventus grazie a una rete messa a segno da Gori. Bobo Gori ha segnato il gol che permette alla Juve a 3 minuti dalla conclusione di condurre l'incontro per 2-1. Ora c'è Altafini che ha fatto il suo ingresso in campo sostituendo quindi il numero 10 juventino. Ancora i fotografi impegnati, è stato un petardo lanciato in campo a colpire il giocatore juventino. Poi abbiamo visto che anche Carmignani si è portato vicino all'arbitro per chiamare l'attenzione appunto del direttore di gara su altri petardi, su altri razzi che stanno che sono lanciati sul terreno di gioco. Intanto il gioco riprende, ecco che la Juve ovviamente cerca di difendere questo successo tenuto in extremis. Ecco un passaggio all'indietro da parte di Tardelli, recupera il pallone ancora il portiere Zoff ed effettua la rimessa in gioco della palla. Rimessa in gioco, il pallone sta per terminare fuori, viene mantenuto ancora in gioco dai juventini, poi è il Napoli su destra la palla, ecco un affondo sul settore di sinistra, ancora gioco fermo, c'è un po' di confusione in questa fase finale. Il pallone è stato recuperato da un giocatore della squadra bianconera, l'arbitro Micolotti interviene, riprenderà il gioco con un calcio di punizione concesso in favore della squadra juventina. La fase finale di questa gara, quasi in attesa dopo tanto batti e ribatti da parte della Juventus, ha visto un gol in attesa soprattutto per i tifosi e per i giocatori juventini segnato da Bobo Gori. Ecco intanto che il gioco riprende, ecco un tentativo di affondo da parte del Napoli, ecco uno sgambetto, viene messo a terra il Esposito che era lanciato verso l'area avversaria, si rialza, il gioco riprenderà ora a 2 minuti dalla conclusione con un calcio di punizione che avrà battuto dal Napoli vicino al vertice superiore destro del rettangolo dell'area di rigore del Juventus. E ricordiamo che Altafini è entrato in campo per questi pochi minuti che restano ancora da giocare, ecco che lo vediamo insieme a tutti gli altri compagni che si porta prima verso l'area, poi ritorna verso il centrocampo dove rimane unica punta ma arretrata nella propria metà campo della Juventus in questa fase finale. Ecco il calcio di punizione che sta per essere battuto, il Napoli molto ovviamente gioca in questo momento tutte le sue chance, ricordiamo che questa è una partita molto importante per la squadra partenopea. Ecco Esposito che è pronto per battere il tiro di punizione, avendo vicino a sé anche un altro compagno. Parte il tiro di Esposito in aria, recupera Savoldi, si volta, tira, il pallone termina sul fondo. Michelotti controlla che tutto sia in ordine, si procederà ora alla rimessa in gioco da parte della Juventus. Ecco Zoff che ha recuperato il pallone e sta per effettuare questa rimessa. Dobbiamo ancora ricordare ai nostri ascoltatori che proprio in questa fase finale Capello si è infortunato, è stato colpito da un razzo lanciato sul campo, è uscito dal terreno di gioco sanguinante alla fronte ma con i suoi piedi, ed ecco ancora un attacco della Juve, scatta in questo momento Damiani ma il suo tiro termina sul fondo, e d'altronde l'arbitro Michelotti aveva già fischiato la fine dell'incontro. Juventus a quota 18, Napoli ferma a quota 14. Questo ha detto il super confronto al vertice che si è svolto sul terreno dello stadio comunale di Torino, dove davanti a 70.000 spettatori la Juve ha battuto il Napoli per 2-1. La partita è stata interessante, veloce, in alcuni momenti si è visto anche del buon gioco, la determinazione agonistica della Juventus superiore sotto il profilo tecnico e che si è espressa al livello di cui è accreditata, ha finito con l'avere la meglio su di un Napoli che pure si è battuto con molta foga e con molta volontà. Il Napoli è passato in vantaggio quasi inaspettatamente al quarto di gioco del primo tempo su rigore e sullo slancio della massima punizione realizzata da Savoldi ha cercato di realizzare la rete che gli doveva dare la tranquillità. È venuta fuori invece la Juventus che a partire dal 20° del primo tempo ha preso quota e ha impostato azioni su azioni che l'hanno portata al 32° al pareggio di Damiani che ha battuto di testa su passaggio di Tardelli il portiere napoletano. La fine del primo tempo e in pratica la ripresa hanno visto quasi il continuo attaccare della Juventus che tuttavia, e mentre il Napoli si è pensato a difendersi, un compito piuttosto arduo per la squadra partenopea che all'ultimo momento è stata trafitta, come già vi abbiamo detto in cronaca diretta, da un colpo di testa di Gori, battuto il portiere Carmignani mentre era in uscita. Gentili ascoltatori, e cederemo tra poco la linea a Roberto Bortoluzzi, vi ricordiamo il risultato del Comunale di Torino, dove fra le altre cose dobbiamo segnalarvi ancora un episodio che sarà oggetto di discussioni da parte dei tifosi delle due squadre, un calcio di punizione battuto nel primo tempo da Causio
che Carmignani ha deviato sotto la traversa, poi la palla è schizzata verso terra, non si sa bene se abbia superato o no la linea bianca, ma lo vedremo dalla ripresa cinematografica. Questo dovevamo dirvi, vi ripetiamo ancora gli marcatori delle reti: al quarto minuto del primo tempo Savoldi su rigore, Damiani al 32esimo e a 5 minuti dalla conclusione, vale a dire al 40esimo, ha segnato Gori per la Juventus. Il nostro collegamento al Comunale di Torino è terminato, a te Bortoluzzi.